FZ-G1 è un tablet Windows 8 full rugged, ovvero robusto, che è stato presentato in occasione dell'ultimo CES di Las Vegas, prodotto che verrà commercializzato a partire dal prossimo mese di aprile. È un prodotto resistente a cadute fino a 1,20 m, IP65, quindi resistente alla polvere e ai liquidi. È una macchina dotata di processore Core i5 di Intel, 4 GB di RAM, hard disk SSD a scelta tra 128 e 256 GB. È una macchina dotata sulla parte superiore di uno slot configurabile in fase di ordine, dove è possibile andare a inserire dei device opzionali, quali un lettore barcode bidimensionale, una porta seriale oppure una porta Ethernet cablata RJ45, una porta USB o uno slot micro SD. Il cliente può scegliere alternativamente tra queste opzioni in fase di ordine. È presente una ventola nella parte posteriore. È una ventola che garantisce comunque il grado di resistenza IP65, ovvero può lavorare anche inserita a bagno nell'acqua piuttosto che non con della polvere o della sabbia. Il liquido piuttosto che la polvere non arriva comunque all'interno della macchina o a contatto con la motherboard, perché la ventola è totalmente sigillata. Nella parte posteriore può essere montato un lettore smart card a sbalzo su questo sportello. È presente anche la batteria standard a 6 celle, che è possibile rimuovere a cura dell'utente e sostituire, ed è possibile sostituirla con una batteria anche di maggior capacità di 9 celle. Vediamo agli angoli, sono presenti degli elementi in elastomero a protezione contro le cadute. Tale elastomero è presente anche nella parte frontale e sporge rispetto al piano dello schermo, creando un gradino a protezione contro eventuali cadute della macchina su piano orizzontale. Numerose le opzioni integrabili nella macchina, tra cui modulo 3G, GPS. È possibile andare a inserire questa telecamera posteriore, sempre opzionale. Nella parte inferiore è presente un connettore dock per la connessione su una dock, un replicatore di porte. Questo connettore che vediamo nella parte superiore è opzionale e permette di replicare i segnali dell'antenna GPS e dell'antenna 3G laddove andiamo a installare il prodotto in un veicolo. Sul lato della macchina sono presenti i connettori standard, che includono una porta USB 3, una porta HDMI full size e il connettore per le cuffie. Lo sportello ovviamente è protetto contro gli inserimenti di polvere piuttosto che non contro i liquidi con una guarnizione. Lo schermo è uno schermo LED prodotto da Panasonic. Utilizza la tecnologia IPS per un estremo angolo di visione del display. La luminosità è particolarmente elevata, fino a un massimo di 850 candele, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo in campo aperto da parte di tecnici manutentori o da chi lavora all'aperto sotto le intemperie. La macchina si presta anche ad essere utilizzata in ambienti di produzione per funzioni di controllo di qualità. Nella parte anteriore sono presenti dei tasti personalizzabili a cui associare delle funzioni per semplificare l'operatore, che può anche utilizzare un guanto per comandarli. Nella parte posteriore è alloggiato un pennino con digitizer che utilizza la tecnologia Wacom, ovvero è in grado di andare a registrare valori di pressione, di accelerazione e velocità del tratto. Il pennino avvicinato allo schermo rileva la sua presenza e permette di disattivare il touch, e quindi la mano che scorre sullo schermo non
non sposta le icone. Il prodotto sarà disponibile a partire da aprile a un prezzo di partenza di 2.139 euro, IVA esclusa, consigliato all'utente finale.